La nostra finestra esterna oggi ci porta alla ICO, vedete collegato Paolo Renzetti a cui do il buon pomeriggio, parliamo chiaramente di impresa, di lavoro, più volte purtroppo nel corso del nostro telegiornale abbiamo dovuto raccontare di imprese che chiudono, costrette insomma dalla crisi a lasciare a casa i dipendenti. In questo caso invece ci occupiamo di una bella notizia, di un'azienda che investe e che dunque crea ricchezza nel nostro territorio. Linea a te Paolo. Buongiorno, è proprio così Alfredo, siamo a Pianella in una delle sedi degli stabilimenti della ICO, Industria Cartone Ondulato. Io ringrazio la dottoressa Giorgia Lancia, responsabile sviluppo dell'azienda ICO. Diceva il collega da studio, un'azienda che guarda al futuro, che è proiettata al futuro. Parliamo oggi di innovazione, di digitalizzazione, ma anche di rispetto dell'ambiente. Oggi c'è stato questo workshop, Liberi di esprimersi, in cui avete presentato uno dei vostri progetti, è così? Sì, buongiorno, grazie a tutti. Sì, oggi siamo qui per questo evento Liberi di esprimersi, in cui abbiamo voluto celebrare la collaborazione con Mario Di Paolo, di Spazio Di Paolo, e comunque promuovere tutti gli investimenti che stiamo facendo negli ultimi anni in tema di digitalizzazione e innovazione tecnologica. Infatti oggi abbiamo visto la stampa digitale, ma fanno parte del parco di investimenti anche il nuovo ondulatore Quantum 2 e il magazzino verticale. Vogliamo un attimo parlare anche della vostra azienda, prima di addentrarci un po' nel discorso più in maniera concreta. La vostra azienda, la ICO, cosa fa? Lavora tra l'altro nel mondo, mi diceva prima del collegamento, anche negli Stati Uniti. Sì, sì. Diciamo, la ICO è un'azienda nata su questo territorio, in Abruzzo, nel 1952, quindi sono quasi 70 anni che è attiva nel territorio. Il suo core business sono gli imballi in cartone ondulato, quindi abbiamo sul territorio tre stabilimenti al momento, uno a San Buceto, uno a Pianella e uno a Foggia. Da poco ha anche acquisito uno stabilimento di carta tissue, che è quello della Kimberly Clark della cartiera di Alanno, ed è proprio grazie a questo business, quello del tissue, che siamo riusciti ad entrare in mercati esteri come quello americano. Oggi è stato presentato questo progetto, questa stampa digitale che sì, permette delle particolari lavorazioni che fino a qualche tempo fa non erano proponibili, soprattutto anche per quanto riguarda la stampa su alimenti. Sì, 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 sì. Diciamo che la tecnologia digitale è assolutamente innovativa nel mondo del packaging in cartone ondulato, perché le tecnologie, diciamo, precedenti o parallele, quella flessografica e quella offset, ponevano dei vincoli come appunto dei cliché di stampa e anche degli ottimi minimi di produzione. Grazie alla tecnologia digitale, che quindi ci consente di saltare questi passaggi, riusciamo a raggiungere una competitività che prima non poteva essere pensata. Questa mattina c'è stato questo workshop qui in azienda a Pianella, presenti anche diversi imprenditori, soprattutto del ramo vitivinicolo della nostra regione. Noi abbiamo ascoltato uno dei presenti, ovvero Lino Olivastri, rappresentante anche di Confindustria. Andiamo a vedere il servizio. Innovazione, digitalizzazione, rispetto dell'ambiente, va anche in questa direzione il progetto presentato questa mattina dalla ICO qui a Pianella. Dottor Olivastri, un progetto che Confindustria ovviamente abbraccia in pieno. Sì, sono tematiche che Confindustria sta abbracciando in pieno, soprattutto negli ultimi tempi. Il Green Deal e comunque l'economia circolare sono al centro delle politiche confindustriali del breve e medio periodo. Un progetto che vede questa azienda protagonista non solo in Abruzzo, non solo in Italia, ma nel mondo. Sì, anche perché rappresenta uno dei pochi punti in Europa che producono in digitale cartone ondulato. E la clientela media di questa attività non è di un settore, ma è trasversale, tutti i settori ne possono beneficiare, ma soprattutto questa rende competitiva non solo l'azienda ICO, ma l'azienda acquirente, perché riesce ad accorciare in maniera determinante il time to market di diversi prodotti. Oggi in particolare è stato presentato questo macchinario, questa stampa che permette un particolare lavoro, delle particolari incisioni sui cartoni ondulati.
Sì, in pratica dal mio trascorso professionale posso attingere a piene mani. E questo processo evita tutta la prestampa di una volta, evita la realizzazione dei cliché, si va direttamente in stampa con il file che viene predeterminato all'origine dal creativo o comunque dal progettista. Per chiudere, Confindustria punta sempre più sulla digitalizzazione e l'innovazione anche per il futuro, anche in questo periodo post-Covid. Sì, la digitalizzazione è il tema principale in questo momento. Avere aziende come questa o comunque avere un nucleo di aziende che sempre più investono nel digitale significa anche rafforzare un territorio. Confindustria è a fianco del territorio e a fianco delle imprese che innovano e digitalizzano i loro processi. E il Covid, dobbiamo dire che ha sicuramente accelerato il processo facendo in modo ci siamo resi tutti conto che senza digitale non si andava da nessuna parte, e chi era già pronto, chi era già in linea su questo tema ha avuto dei benefici, o meglio ha avuto meno disagi degli altri. Allora, abbiamo ascoltato questo contributo, ci hai introdotto, Paolo, un po' l'argomento che volevo affrontare con la mia domanda posta alla dottoressa Lancia, ed è questa. Abbiamo ascoltato in questi mesi di emergenza tante aziende che sono rimaste aperte durante il Covid, che hanno contribuito anche in qualche maniera a dare una mano nel periodo più difficile. Volevo sapere se ha impattato, immagino di sì, il Covid sulla vostra azienda, come state uscendo fuori da questo periodo di emergenza. Sì, allora diciamo che il Covid ha avuto un impatto assolutamente diretto, perché essendo la nostra un'attività primaria, noi abbiamo dovuto gestire l'emergenza Covid e siamo dovuti restare aperti, quindi diciamo tutta la fase produttiva, gli uffici di meno, è dovuta restare attiva, quindi ci siamo dovuti organizzare subito per gestire appunto le regole di mantenimento della distanza e tutte quelle iniziative di protezione che comunque abbiamo dovuto mettere in pista subito. Siamo stati talmente bravi che l'ente certificatore RINA appunto ci ha riconosciuto tra le prime aziende in Italia la certificazione appunto di BioSafety, che è quella riconosciuta alle aziende che sono particolarmente virtuose nella gestione appunto di questo tipo di emergenze, queste emergenze sanitarie. Paolo. Sì, prima di salutarci un'ultima domanda, perché questa mattina nel corso del workshop, proprio nel suo discorso agli imprenditori, agli ospiti presenti, lei ha puntato molto sull'aspetto ambiente, il rispetto per l'ambiente che per la ICO è davvero prioritario. Sì, sì, sì. Diciamo la ICO nasce come un'azienda ambientalista. Noi siamo un'azienda a completo ciclo integrato, infatti abbiamo la cartiera, l'ondulatore e lo scatolificio. Questo significa che noi raccogliamo la materia prima, che sono le carte, i cartoni appunto che tutti i giorni noi buttiamo nella raccolta differenziata, la rilavoriamo nella nostra cartiera e facciamo le scatole in cartone ondulato, e con alcuni clienti a fine ciclo di vita del prodotto passiamo a raccogliere quella che per noi poi diventerà la materia prima. Quindi diciamo che l'ecologia è nel nostro DNA. Dunque davvero importante questa considerazione in chiusura. Io ringrazio la dottoressa Giorgia Lancia, responsabile sviluppo della ICO Industria Cartone Ondulato, dalla sede di Pianella è tutto, linea che può tornare allo studio. A te, Alfredo.